Io faccio 3 minuti a mezzanotte. Esatto. Sì. Rimani in linea. D'accordo. Magazzini continentali. Subito. Un'altra sfida per il Calabrone Verde, il suo aiutante Cato e il loro arsenale viaggiante Black Beauty. Alla polizia loro sono schedati come criminali. Il Calabrone Verde in realtà è Britt Reed, proprietario del giornale Daily Sentinel. La sua doppia identità è conosciuta soltanto dalla sua segretaria e dal procuratore distrettuale. Ora lui protegge i diritti e le vite dei cittadini per bene nelle vesti del Calabrone Verde. Un altro buco nell'acqua, signore. Sì? Abbiamo controllato tutte le uscite possibili, Frank. Niente da fare, nemmeno un fantasma. Un piromane di solito rimane nei paraggi per vedere se la torcia ha preso fuoco. Questo no, evidentemente. Ha appena chiamato il questore. Sono rimaste ferite una dozzina di persone, di cui 2 gravi. L'intero magazzino è andato distrutto. C'erano 2 guardiani notturni, ma non hanno visto nessuno. Brutto affare, Britt. Ho già fissato un appuntamento con la commissione per domani mattina alle 10. Cerca di esserci, mi raccomando, come Britt Reed. Signori, seduti. Innanzitutto ringrazio i membri della stampa che sono intervenuti questa mattina. La loro presenza sta a confermare la gravità della situazione. Da 7 giorni ormai, allo scoccare della mezzanotte, un uomo va in giro indisturbato ad appiccare il fuoco per la città. Non possiamo più permetterlo. Ma confesso che non so ancora quali provvedimenti adottare. Se avete suggerimenti... Questore Dolan, è Mike Exford, del Sentinel. Sì, Mike. Io non ho suggerimenti da proporle, ma forse ho una soluzione. Di che si tratta? Dove siamo, Mike? Dovevamo andare dal questore. Infatti, non ti preoccupare. Vieni. Questore Dolan conoscerà Ben Wade. È andato in pensione qualche mese fa per via di una ferita. Nessuno ha la sua esperienza nel campo degli incendi dolosi. Non solo li conosce tecnicamente, ma li sa anche combattere. È il più bravo di tutti.
Conosciamo tutti il signor Wade. Lieto di vederla, Ben. Il piacere è mio, signore. Se posso esserle utile, non esiti. L'avevo già presa in considerazione. In una prima discussione del problema era venuto fuori il suo nome. Grazie, signore. Purtroppo è stato scartato. Lei ha già perso un occhio per il lavoro che svolgeva. Noi non possiamo rischiare che perda anche l'altro. Ma se mi permette, il rischio sarebbe mio, non certo vostro, signore. Mi dispiace, Ben. È stato difficile scegliere, ma inevitabile. Troveremo una soluzione altrettanto efficace, grazie. Ben. Va tutto bene, Mike. Complimenti, signor Dolan. Una decisione davvero oculata. Mike. Signori, sarete convinti che il problema non è di natura tecnica. Non ci interessa sapere quali metodi siano usati e come. Il punto è anticipare la mossa successiva. Il questore precisa che si è instaurato un clima di angosciosa attesa e che non è ancora possibile circoscrivere la zona d'azione del piromane. Trasporti, magazzini, impianti di energia elettrica e stazioni di pompe ad acqua sono tutti possibili bersagli. Ognuno di questi potrebbe essere il prossimo. Nel frattempo le autorità hanno intrapreso... Tutti possibili bersagli. Ammesso che questa persona abbia delle richieste da fare, perché non le ha fatte subito? Appunto, sempre che ne abbia, ma non sono sicuro. Io non riesco a capire, voglio dire, ci sarà pure un prezzo da pagare per farlo smettere. O forse è solamente uno che si diverte a seminare il panico tra la gente. Ci sono stati altri casi simili. Forse il questore Dolan è troppo testardo per richiamare Ben. Questo non vuol dire che dobbiamo esserlo anche noi. Non necessariamente. Il modo per appiccare quegli incendi deve essere progettato con un po' d'anticipo, giusto? Giusto. Allora, se il questore non vuole ingaggiare Ben, lo farà il Daily Sentinel. Ben ci dirà come sono avvenute le esplosioni e noi lo faremo sapere al servizio di sicurezza di tutti gli impianti locali. Brit, dobbiamo tentare, ti prego. Lo sai che ci vorrà un sacco di tempo? Dovrà esaminare tutti i luoghi degli incendi precedenti. Sarà velocissimo, lo conosco, lavorerà giorno e notte, siamo amici da tanti anni, non ti deluderà. Va bene, fammici pensare, la faccenda è molto delicata. Grazie. Forse può funzionare. Certo, abbiamo ancora 20 minuti, Britt. Dopo la pubblicità che gli abbiamo fatto, quel piromane cambierà tattica. Gli elicotteri sono pronti? Stanno sorvolando l'intera città. Io non credo che ci proverà questa sera.
rapporto dall'elicottero. Fiamme visibili, West End, manutenzione trasporti. Il pilota andrà a verificare. Tra meno di 30 secondi saremo lì. Andiamo. Il magazzino sta andando in fiamme. Chiamate i vigili del fuoco. Vedo che sei piuttosto indaffarato. Bel vestito, è da sera. Come hai fatto a entrare? Tutti mi sarei aspettato, eccetto te. Il fatto che io indossi questa tuta d'amianto non prova niente. No. Ma aggiunto alla lista dei luoghi con le date precise. Questo prova tutto. Anche l'incendio di stasera. Li ho sentiti alla radio. Servono per le indagini, per cercare di stabilire un nesso. Ti aspetti che io ci creda? Ho sentito il rapporto della polizia alla radio e ho cercato di mettermi in contatto con te, ma non eri in casa. Volevo dirti che avevo parlato con Britt del lavoro e aveva accettato. Beh, mi spieghi perché lo fai? Perché lo faccio? Pensionamento anticipato a un uomo che ha dedicato se stesso alla città. Ho perfino perso un occhio. Ma ti avevano offerto un altro lavoro, Ben? Certo. Starmene dietro a una scrivania, a fare buchi su dei pezzi di carta, a fare finta, a mentire a se stessi per il resto della vita. Ci vuole coraggio anche in questo. No, è che neanche tu lo faresti. Mi sono rintanato in questa casa per più di 3 mesi, fissando per ore queste 4 mura. Mi sentivo come mutilato, mentalmente, non fisicamente. Era lì che dovevi reagire. Beh, io ti conosco da tanto tempo. Tu credi di conoscermi, Mike, ma nessuno mi conosce. Io stesso comincio ora a conoscermi. E non ho nessuna intenzione di seppellirmi, non ancora. E così hai acceso il focherello perché ti sei sentito incompreso. Guarda questi. Questi ritagli di giornale. Senti qua. Il tenente Ben Wade sventa un incendio su una nave. Il tenente Wade cattura da solo una banda di piromani. Dimentichi la notizia del giorno. Stai per andare in prima pagina, Ben. Lascia quel telefono, Mike. Lo faccio per il tuo bene, non capisci? Beh, siamo sempre stati come due fratelli, noi due. Io non ho fratelli. E poi, ora che tu hai scoperto tutto, sei solo un nemico. Bell'articolo e con l'argomento che piace a Mike.
A proposito, dov'è? Non lo so, non lo vedo da stamattina, non ha neanche telefonato. Non è sua abitudine. Ieri sera, quando se n'è andato, ha detto che passava da Ben Wade a dirgli che forse l'aveva convinto ad assumerlo. L'ha cercato da Ben? Sì, ha detto che non l'ha visto per niente. Ho anche telefonato nel suo appartamento più di una volta, ma non mi ha risposto nessuno. Sono un po' preoccupata per lui. Buongiorno, Ben. Signor Reed. Mi fai entrare? Ah, certo, si accomodi. Mike è stato qui? No, signore, come ho già detto alla sua segretaria, non l'ho visto. Non lo vedo da quel giorno nell'ufficio del questore. Comunque, mi ha telefonato stamattina, mi ha detto che stava a casa. Davvero? Del resto non poteva mica essere scomparso. Proprio una bella casa, complimenti. Ho delle buone notizie per te. Di che si tratta? Sei stato assunto dal Daily Sentinel come esperto in incendi dolosi. Lei sta facendo quello che la città non vorrebbe. Bisogna pur tentare, ognuno con i mezzi che ha. Sono d'accordo con lei. Allora, quando cominciamo? E tu sei convinto che Mike Exford sia prigioniero di Wade, ma perché? Chi lo sa, forse Mike aveva scoperto qualcosa. Sai che è un vecchio segugio. Ma Ben Wade è uno dei suoi migliori amici. È una cosa ridicola. Ne sei convinto? Rifletti un secondo. Questo incendiario appicca il fuoco in tutte le maniere possibili, senza mai usare lo stesso metodo per due volte. Può essere bene. E in secondo luogo è una persona che ha una grossa conoscenza delle attrezzature di sicurezza contro gli incendi degli edifici che ha sabotato. Ancora Ben Wade. Mike doveva passare da Ben per via dell'impegno ieri sera, ma Ben dice di non averlo visto. Ha detto invece che Mike l'ha chiamato da casa sua. Purtroppo Mike non era a casa sua, né stanotte né stamattina. Quindi è possibile che sia lui l'uomo con la tuta d'amianto dell'altra sera? Sì, aveva la stessa taglia da quello che ho potuto vedere. Ho riempito quei moduli, signore. Adesso appartengo a lei. Bene, ho già un incarico da darti. Vedo che non perde tempo. Il tempo è prezioso. È previsto per oggi pomeriggio l'arrivo di un carico di medicinali. Deve essere una notizia che scotta. Infatti lo è. Top secret. Dobbiamo tenere la situazione sotto controllo. Il calabrone verde è scaltro, bisogna stare in guardia. Certo, capisco. Dove metteranno la roba? Il Sentinel ha un magazzino in affitto giù al porto. Il carico sarà camuffato da inchiostro e carta per giornali. Ottima idea. Voglio che tu vada là e sorvegli tutto il magazzino. Può darsi che quel piromane si faccia vivo. E non ha preso altre misure di sicurezza? Certo, il magazzino sarà circondato dalla polizia. Non entrerà né uscirà nessuno. Signor Reed, lei non vuole solo proteggere quel carico, vuole anche catturare il calabrone verde, giusto? Naturalmente. Allora tenga lontana la polizia. Lasci che me ne occupi io, le assicuro, non se ne pentirà. Non è troppo rischioso? Meno di quello che crede. Il mio lavoro va a gonfie vele, Mike. Oggi pomeriggio arriverà un grosso carico di medicinali. Siediti, Mike. Beh, per l'amor del cielo, devi smetterla. Andiamo, alza. Ti hanno invitato a una festa. Hai avuto un'altra possibilità, te l'ha data Brittery. Non tradire la sua fiducia. Devo farlo, sarà l'incendio più grande di tutti. Ma cosa pensi di ottenere? Che ne sarà della tua reputazione? Questo potrebbe rimanere un caso irrisolto. Non sarà un caso irrisolto, perché io sto per catturare e uccidere il piromane. E sai chi è il piromane? Tu. Thank you.
mia è una pazzia. Non ci crederà nessuno che sono il piromane. Lo faranno se io porterò delle prove. E da morto non potrai certo contraddirmi. Sono poco credibile come piromane con le mani legate. Sei un ingenuo. Se non mi avvertivi, avrei commesso un errore. Che cosa c'è, Mike? Capo, ho un grosso favore da chiederti. Avanti, parla. Potremmo minimizzare questa faccenda del piromano. Ben Wade merita un epitaffio migliore. Ma come? Ha anche cercato di eliminarti. Lui è morto e io sono vivo. Ma questa è l'occasione per farti diventare un eroe. Ma quale eroe? Se fosse stato per me sarei ancora in quell'inferno. D'accordo, sei tu che decidi, Mike. Grazie. Povero Mike.